Sabato 7 ottobre 2017 a Tortona si è svolta la manifestazione alla Fiera del Gas, organizzata dal gruppo di acquisto solidale di Tortona. Diverse decine di espositori hanno aperto i loro banchi lungo la Via Emilia, da Largo Borgarelli a Piazza Duomo. Per tutta la giornata c'è stato il mercato cittadino dei produttori biologici, degli artigiani e delle associazioni impegnate nelle tematiche degli stili di vita sostenibili per il territorio. Fiera del Gas, siamo. Sì, l'evento abbiamo deciso di chiamarlo il nostro evento, diciamo, annuale, che organizziamo appunto Quasi tutti gli quasi anni. tutti gli anni in Tortona o comunque nei paesi limitrofi. Si chiama quest'anno alla Fiera del Gas, Mangia, Pensa, Vivi Sostenibile. Perché? Il gruppo di acquisto solidale è un gruppo ormai parecchio nutrito, siamo almeno 70 famiglie che abbiamo deciso di unirci e di fare la spesa in un modo un po' alternativo, quindi saltando quella che è la grande distribuzione. Molte le iniziative collaterali che hanno ruotato intorno ai temi del riciclo e del riuso, del rispetto dell'ambiente e dell'attenzione per la propria salute, dell'economia sostenibile, della diffusione di buone pratiche e di modelli di consumo critico e compatibile, e infine sui temi dell'accoglienza. In piazzetta Calcinaro Ottone, per tutta la mattina, si sono svolti dibattiti sul cambiamento possibile verso uno stile di vita più sostenibile. Da Piazza Malaspina è partita la biciclettata di Non Solo Bike e Nicole Ratti ha potuto presentare lo yoga della risata, da pochi mesi attivo a Tortona, ma già con tanti seguaci. Al pomeriggio lo spettacolo per bambini, nell'area del Di Caffè, con il baratto dei giocattoli e i laboratori con la carta. Poi tutti ad ascoltare le letture delle fiabe a cura della libreria Namastè. Esordio anche per Agora Servizi Scarl, cooperativa di marketing territoriale a 360 gradi. Nel 2016 ci occupiamo di promozione del territorio a 360 gradi, siamo impegnati in diversi progetti territoriali. Uno è il Festival del Paesaggio che stiamo cercando di creare per l'estate del 2018. Siamo una cooperativa giovane che ha voglia di inserirsi nel territorio e di promuovere il territorio, soprattutto tortonese, ma abbiamo lavorato anche in provincia di Brescia con una serie di eventi. Facile, diciamo che non lo è da nessuna parte. Diciamo che Tortona potrebbe avere un vantaggio rispetto ad altri territori, ha grandissime potenzialità ed è proprio lì che noi vogliamo cercare di inserirci. Noi lavoriamo anche a produzione di eventi. Accanto a noi chiaramente deve crescere la ricettività per il turista. L'ideale sarebbe che il nostro turista ottimale arrivasse sui colli tortonesi il venerdì sera e ne uscisse la domenica sera dopo aver ben mangiato, ben dormito e ben usufruito di tutti i prodotti del territorio, sia culturali che enogastronomici. Il sabato è anche il giorno in cui viene distribuito il pane grosso di Tortona, il pane territoriale a chilometri zero, ottenuto con il grano San Pastore. Un grano antico, italiano, da poco salvato all'oblio. Presente, tu sei Ludi e Lilù. Esattamente, Ludi e Lilù. Il progetto nasce da un accordo di filiera che è stato sottoscritto tra il Comune di Tortona, l'Università del Piemonte Orientale, Coldiretti, la Fondazione Morando Bolognini, che è la struttura statale che si occupa della conservazione delle varietà antiche di Strampelli di Sant'Angelo Lodigiano e noi come Fattoria di Multifunzionalità Agricola Familiare. Il concetto era proprio quello di iniziare a riprendere un'antica varietà, che era la varietà più importante d'Italia, che si chiama San Pastore, che era seminata su oltre 1,5 milioni di ettari, in una delle province che chiaramente ha la maggior vocazione cerealicola, specialmente sui grani teneri d'Italia, cioè la provincia d'Alessandria.
It was an aged man. He said, I've got to make it on my own. I'm sat on my velvet strand, yet still I try to overstand. The vision eludes me quietly. Just when I hit the top, I realize it's not the top. I'm not sure I'll make it all the way home. Oh, Lord. Mamma, puoi dirmi se è andato tutto bene.